Benvenuti in un mondo senza luce. Gli interrogativi nell'affrontare Destiny 2 erano tanti. Il primo fra tutti era capire se si trattasse realmente di un nuovo capitolo per la serie o se invece non si trattasse di un corposo DLC tirato a lucido. E c'erano inoltre da valutare le novità introdotte da Bungie, che avevano soltanto un compito: ammodernare e rifinire uno dei videogiochi di maggior successo della storia, facendolo evolvere ma senza rivoluzionarlo. Un importante grande passo in avanti è compiuto dalla trama e dalla narrazione. Non è un segreto che questa componente in Destiny 1 fosse tra quelle meno riuscite, e con questo seguito Bungie è riuscita a creare un'ottima campagna principale. Tutto ciò che succede ha una logica e rende coerente la progressione della trama. Utilissimi a tal proposito sono gli eccellenti filmati in computer grafica che accompagnano la nostra impresa e grazie ai quali abbiamo modo di fare la conoscenza di Dominus Gaul. Molto interessante il background di questo personaggio, da piccolo orfano ed emarginato, accudito successivamente dal console e divenuto infine comandante della Legione Rossa. E sarà proprio il console a parlargli del viaggiatore e a convincerlo che il suo potere spettasse ai Cabal e non alla nostra debole razza umana. Quello di Destiny 2 è dunque un rivale con una storia e delle motivazioni ben precise, che lo portano a diventare una minaccia per l'umanità. Non è soltanto però Gaul ad avere un ruolo chiave nella trama di Destiny 2, ci saranno infatti alcuni personaggi noti come Ikora Rei, Zavala e Kayle Six, che non saranno semplici NPC da consultare per le quest, e a loro si affiancheranno tutta una serie di nuove personalità che nel complesso aggiungono una coralità alla trama. Tra i tanti spicca Failsafe, un IA bipolare che ci guiderà al salvataggio di Kayle Six e che presenta alcune tra le più brillanti righe di dialogo. L'unico dubbio che la trama principale potrebbe creare riguarda la presenza di soltanto 17 missioni contro le 20 presenti in Destiny 1. Ma se consideriamo la durata maggiore, la struttura migliore e un finale in crescendo che ci vedrà combattere in locazioni che resteranno a lunga impressa nella nostra memoria e con una scena post-credit che è un vero colpo di scena, non possiamo che ritenerci soddisfatti. Parliamo delle classi, le tre disponibili saranno sempre le stesse: Titano, Cacciatore o Stregone, e tra le sottoclassi a nostra disposizione la prima che potremo utilizzare sarà quella più modificata rispetto alla sua controparte in Destiny 1, quindi Sentinella per il Titano, Lama dell'Alba per lo Stregone e Fulminatore per il Cacciatore. L'impostazione base è rimasta invariata, con tre tipologie di granate, tre possibili modifiche all'abilità di salto e con l'interessante aggiunta di una terza abilità, che varia da una capriola per il Cacciatore ad un muro di luce protettivo per il Titano. L'altra novità è che lo skill tree di Destiny 2 appare molto più semplice da consultare, quasi semplificato. Ogni sottoclasse di ogni personaggio, oltre alle abilità comuni appena descritte, avrà infatti due rami che raggruppano ciascuno quattro abilità. Il gioco insomma ci fa prendere delle posizioni ben precise, forzandoci o in un setup o nell'altro, senza permetterci di scegliere a piacimento le singole abilità, come invece era possibile fare nel primo Destiny. Passando alle fasi esplorative, parlando dunque delle pattuglie, la prima area di gioco che sbloccheremo durante le prime missioni della storia principale è la zona morta europea. Qui faremo la conoscenza di Devrim Key, l'NPC che ci assegnerà le missioni di questa zona. La prima vera novità di Destiny 2 è la presenza dei settori perduti, che ampliano le attività di pattuglia introducendo sulla minimappa dei mini dungeon stracolmi di nemici con tanto di mini boss finale e ricompensa. Ci sono poi le classiche pattuglie e le avventure, quest'ultime missioni piuttosto articolate che arricchiranno l'impianto narrativo del gioco e che ci consentono di approfondire la sceneggiatura e scoprire ulteriori dettagli dei protagonisti. In giro per le zone di pattuglia vi saranno anche dei nemici di alto livello, ben corazzati e altrettanto ben armati. Una volta eliminati, apparirà ai loro piedi una cassa che ci ricompenserà con armi e parti d'armatura. Stesso bottino che potremo trovare anche negli eventi pubblici, dove ad alcuni di quelli già visti in passato se ne aggiungono di inediti. Questi ultimi, inoltre, potranno essere trasformati in eroici se, durante il combattimento, si compiono delle azioni ben precise. Infine, ma certamente non meno importanti, ci saranno le imprese, ossia quest concatenate tra loro, grazie alle quali potremo non soltanto ottenere ulteriori informazioni sulla lore del gioco, ma anche venire ricompensati con particolari armi leggendarie ed esotiche. Dovendo dunque trarre un bilancio sulle attività di pattuglia e in generale sulle attività che si possono condurre sui singoli pianeti, c'è da dire che Bungie ha svolto davvero un gran lavoro, trasformando uno dei punti deboli del primo Destiny in un punto di forza. Una volta abbandonata la zona morta europea, potremo andare alla scoperta dei nuovi pianeti e lune su cui dovremo in seguito affrontare minacce vecchie e nuove, inizialmente passando a Titano per incontrare Zavala, successivamente dirigendoci verso Nessus per salvare Cade ed infine su Io per parlare con Ikora. E in queste nuove destinazioni non dovremo affrontare soltanto Cabal, troveremo invece un ritorno di vecchi nemici come l'Alveare, i Caduti, i Vex e persino i Corrotti. La caratterizzazione dei pianeti nel complesso è convincente e ognuno troverà quella di suo gradimento, dall'incolta vegetazione fusa alle strutture dei Vex di Nessus al più convenzionale Io. Arrivando a un certo punto con la trama, il gioco ci aprirà dei nuovi scenari. Ikora Rei ci assegnerà delle meditazioni, le missioni giornaliere di Destiny 1, Cade Six ci darà delle pattuglie e Zavala infine ci assegnerà gli assalti. In tutto questi ultimi saranno 6 e se alcuni di essi sono sembrati ben fatti ma in linea col passato, alcuni
alcuni ci hanno davvero stupito. Ad esempio, la spirale invertita segna un netto passo avanti per il franchise in termini di meccaniche e di narrazione, mentre il Pyramidion si pone, se possibile, a un livello ancora più alto, dimostrandosi una sorta di mini ride a 3 che ha poco da invidiare alla vecchia volta di vetro. Gli assalti che alla notte rimangono sostanzialmente invariati, giungendo infine al ride, propone un'ambientazione davvero inedita, ossia il Leviatano, conosciuto anche come il Divoramondi, una gigantesca astronave capace di inghiottire interi pianeti. I vari scontri si svolgeranno in una cittadella costruita su di esso, dove imprigionato l'imperatore Kalus, il boss finale e precedente imperatore Cabal. Le ambientazioni sono imponenti e sfarzose e richiamano le architetture classiche degli antichi romani. Arriviamo in conclusione a parlare dell'aspetto competitivo di Destiny 2, che si rinnova introducendo un importante cambiamento. Il numero di partecipanti in tutte le modalità è stato unificato a 8 giocatori, 4 contro 4. La seconda grande novità è che l'interfaccia ci permetterà di vedere per ogni membro del nostro team e di quello avversario la classe d'appartenenza e se la superabilità sia carica o meno. Quanto alle modalità, troveremo di base soltanto due playlist: partita veloce, che racchiude la modalità basilare come controllo e supremazia, e competitiva, che vedrà invece modalità come sopravvivenza e detonazione. La prima, una sorta di deathmatch a squadre con le vite limitate, mentre la seconda più una modalità alla Counter-Strike. E la presenza di sfide giornaliere e di premi fanno del PvP di Destiny 2 un'attività non soltanto divertente ma anche molto remunerativa, con l'augurio però che Bungie la strutturi e rifinisca maggiormente. Una classifica dei giocatori per una modalità competitiva, ad esempio, sarebbe caldamente consigliata. Un altro aspetto molto importante di questo Destiny 2 riguarda i clan, che a partire da questo secondo capitolo potranno essere gestiti direttamente in gioco. La loro vita sarà suddivisa in stagioni, al termine delle quali il punteggio e il livello si riazzererà. Completando anche obiettivi con il proprio clan sempre con cadenza settimanale, dal vincere una semplice partita nel crogiolo all'arrivare alle 7 vittorie nelle prove dei 9, potremo consentire a tutti di ottenere ricompense da Hawthorn, sotto forma di armamento potente. Infine, dal punto di vista dell'interfaccia grafica, Destiny 2 è in tutto e per tutto uguale al suo predecessore. Potremmo importare il nostro personaggio usato in passato o crearlo da zero con nuove opzioni di personalizzazione, ma superata questa prima fase, la gestione dell'inventario, della banca e l'interfaccia grafica sono in linea con la tradizione. A subire notevoli cambiamenti invece sarà la suddivisione delle armi. Troveremo infatti lo slot delle armi cinetiche, che includerà automatici, impulsi, ricognizione, cannoni portatili e sidearm, lo slot delle armi energetiche, ossia tutte le categorie prima citate con l'aggiunta del danno elementale, e infine lo slot delle armi distruttive, che includerà fucili a pompa, di precisione, a fusione, normali e lineari, spade, lanciagranate e lanciarazzi. Categoria decisamente troppo affollata quest'ultima, che avrebbe sicuramente beneficiato di un sistema di selezione rapida alla Dark Souls. Tirando dunque le somme, il verdetto è ampiamente positivo. Sebbene non manchi la sensazione che si potesse fare di più, magari introducendo una nuova classe oltre a quelle già esistenti, o introducendo una nuova razza da affrontare, visto che, nonostante le nuove unità, i nemici continuano ad essere gli stessi, e ancora, i nuovi mondi da esplorare sono belli, ma la rimozione di quelli dello scorso capitolo sembra al di fuori di qualsiasi logica. E nonostante tutto ciò, quel che abbiamo per le mani è il Destiny che avrebbe dovuto essere sin dal lancio, portato al suo massimo fulgore e capace di ovviare a quasi tutte le pecche del capitolo originale, ma è solo giocando a fondo, sviscerandolo in ogni suo aspetto, che si comprende che Bungie ha messo più carne al fuoco di quanto non sembri e che i cambiamenti introdotti sono più strutturali di quanto non appaiano. Destiny 2 si conferma quindi un prodotto unico sul mercato, che al prezzo di un qualsiasi altro videogioco AAA propone centinaia di ore di divertimento quotidiano, e il voto emerso da questa recensione ne è l'inevitabile conseguenza.